Va bene. Perfetto, ci siamo allora. Mettiamo. Una comunicazione. Buongiorno. 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 Buongiorno, aspettiamo sempre un minutino che qualcuno si connetta. Ciao. Ciao Verena. Ciao. Siamo alle 16:04, iniziamo. Ottimo. Benvenute, benvenuti a tutti. E faccio io forse una breve introduzione, giusto Mirella, dicevi? Ok, vedo sì, la conferma. Allora, ben ritrovati e ben ritrovate. E giusto prima iniziamo con forse i punti di logistica per smarcare la parte più interessante, scherzando ovviamente. E Mirella aveva condiviso probabilmente ha già condiviso la cartella Drive all'interno della quale troverete le presentazioni utilizzate in questi incontri e vedremo anche se inserire anche parte delle registrazioni. Quindi all'interno già trovate le presentazioni della scorsa volta di Francesca Giorgio e di Francesco Milone e poi ovviamente anche le presentazioni di oggi. Oggi super felice perché appunto abbiamo due bellissimi ospiti, il professor Pierluigi Sacco, che è docente di economia della cultura al IULM e consulente per la Commissione europea per quanto riguarda istruzione e cultura, e poi membro della Commissione cultura e musei al MIBACT. Con Pierluigi, che rappresenta, diciamo, l'ospite esperto, abbiamo anche una ospite di esperienza. E la ospite di esperienza in questo caso è Rosa, ecco, è Rosa Scapin del comune di Bassano del Grappa e ci parlerà appunto di un caso studio, di una buona pratica che è quella riguardante l'opera Estate e il Centro per la Scena Contemporanea appunto di Bassano del Grappa. Ci racconterà appunto come è nata e come la parte di progettazione europea ha supportato il tutto.
Direi che forse non mi dilungo più di tanto in questa introduzione e penso che molti di voi conoscete il professor Sacco e quindi lascio direttamente a lui di raccontarci un attimino cosa sta succedendo e cosa succederà nelle strategie del programma 2021-2027. E quali possono essere appunto le possibili sinergie con i vostri progetti. Prego, Pierluigi. Grazie Guglielmo. Solo per precisare, in realtà il mio lavoro con la Commissione europea è finito nel 2019 con la passata Commissione. In questo momento in realtà sono diventato un po' più trentino perché sono all'Ocse, quindi il mio centro di riferimento è appunto il centro di Trento, per capirci, in Vicolo San Marco. Sono anche la Fondazione Bruno Kessler. Ora, il tema che mi è stato chiesto di affrontare non potrebbe avere un tempismo migliore. Perché proprio in questi giorni siamo proprio nella fase finale di approvazione, che in realtà si è conclusa e con successo, dei principali programmi europei, e quindi abbiamo in realtà un orientamento molto chiaro per quello che sarà il futuro dei prossimi 7 anni, in particolare il ruolo della cultura. Mi fa particolarmente piacere sottolineare che in realtà, mentre parliamo del ruolo della cultura in Europa nei prossimi 7 anni, dovremo molto spesso fare associazioni con il sociale. Quindi è ovviamente in questo tipo di contesto la cosa mi sembra di particolare interesse, come vedremo, si sta creando da questo punto di vista un asse molto forte in Europa tra cultura e sociale che si rifletterà in tutti i programmi e se c'è ovviamente interesse da parte anche delle regioni italiane per quanto riguarda la politica di coesione. Questi aspetti si possono tradurre naturalmente anche nelle strategie di specializzazione intelligente e quindi anche nelle azioni del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e di tutte le altre linee di finanziamento che hanno a che fare con la politica di coesione. Allora, da dove parte questo tipo di ragionamento? Allora, parte dal fatto che l'Europa ha, diciamo così, dato ormai per scontato, per assodato, quello che è accaduto per quanto riguarda la programmazione europea relativa alla cultura nei cicli precedenti. C'è stato un ciclo, ormai diciamo così, 2 cicli fa, per essere precisi, nel quale c'era ancora molta attenzione al patrimonio nel senso tradizionale e al rapporto con il patrimonio e il paesaggio e il turismo come meccanismi di valorizzazione territoriale. Si tratta, come ovvio, di temi importanti, di temi che però ovviamente conosciamo anche molto bene e che ormai sono molto maturi, molto consolidati. Quello che è avvenuto nel ciclo successivo, il 14-20, che ci siamo appena lasciati alle spalle, è stato in realtà andare di più verso i temi dell'industria culturale, cioè iniziare a spingere con grande decisione tutte le nuove tematiche legate alla creazione di posti di lavoro e legate alla creazione di economie sempre più robuste intorno alle filiere culturali e creative. E peraltro questo ciclo di lavoro è arrivato a tradursi concretamente in una decisione che di fatto era già nell'aria da tempo, ma si è materializzata ufficialmente pochi giorni fa, che è quello del lancio della cosiddetta KIC sulle industrie culturali e creative. Fatemi spendere una parola su questo perché è uno dei progetti più ambiziosi e più complessi dell'Unione Europea e allo stesso tempo segna anche diciamo così, la cifra di quella che è la visione di sviluppo per i prossimi anni. Le KIC, o Knowledge Innovation Community, sono dei progetti ambiziosissimi di creazione di nuovi ecosistemi. In particolare, l'Europa riconosce alcune aree di particolare rilevanza. E all'interno di queste aree stimola la formazione di partenariati molto grandi, di più di 50 partner, sono veramente partenariati forse più grandi che ci sono in tutti i progetti europei, per andare letteralmente a costruire un ecosistema, quindi mettendo insieme il privato, anche le grandi aziende, la ricerca, la formazione, ovviamente il sociale, su dei temi per andare a costruire un modello di ecosistema innovativo che riceve consistenti finanziamenti dalla Commissione, ma che poi, sulla base di questi finanziamenti, deve arrivare a costruire una sua realtà organizzativa e gestionale autonoma, capace di diventare a tutti gli effetti un creatore,
di nuovi posti di lavoro, un incubatore di nuove imprese, una piattaforma che possa fare da riferimento naturalmente anche a tutti i Paesi membri e alle regioni dell'Unione, su quel particolare tema. Tenete conto che, siccome sono progetti molto grandi, tipicamente all'interno di un ciclo di programmazione di 7 anni se ne lanciano un paio. E le precedenti hanno avuto a che fare con cose come i trasporti urbani, l'energia o le materie prime. Quindi ci rendiamo subito, o il digitale. Tra l'altro, uno dei cosiddetti collocation center, cioè dei centri di collocamento della KIC sul digitale, guarda caso sta proprio a Trento nella Fondazione Bruno Kessler. Ma al di là quindi di queste che possono sembrare aree molto tradizionali, quella che è stata la scelta della Commissione per la prima delle due KIC che saranno lanciate nel settennio 21-27 sono, guarda caso, le industrie culturali creative. È il risultato del lavoro che è stato fatto nello scorso ciclo, ma è soprattutto la dimostrazione e il riconoscimento che a livello europeo ormai la cultura e la produzione culturale vengono prese molto sul serio. E chiaramente, voi capite, se si spara una delle due cartucce, tra l'altro la prima che di fatto andrà a collocarsi proprio nella fase, nel ciclo di ripresa post-pandemica, capite a questo punto quanto forte è la dichiarazione, non semplicemente di principio, ma proprio di rilevanza, cioè qual è l'implicazione politica di una scelta di questo tipo. Questa scelta non arriva a caso e soprattutto nel contesto in cui ci troviamo oggi è, se volete, alla base però appunto di un nuovo ciclo nel quale il discorso non è più soltanto quello della cultura in senso tradizionale, diciamo della valorizzazione territoriale che in Italia conosciamo molto bene, non è più soltanto quello della produzione industriale, diciamo dell'industria culturale creativa, che in Italia tutto sommato conosciamo meno bene perché è un tema su cui storicamente abbiamo puntato meno, anche se ovviamente abbiamo grandi pezzi di industria culturale in Italia in tanti settori, ma quello che sta iniziando a accadere adesso è che si comincia a ragionare in maniera molto molto specifica e molto molto ambiziosa proprio su tutto il tema dell'impatto sociale della cultura. Questo è proprio il lavoro che è stato sviluppato in Commissione quando io ero il consigliere speciale del Commissario europeo alla cultura, quindi è proprio il frutto diretto anche del mio impegno, del mio lavoro in Commissione europea. Ma noi abbiamo nel 2018 pubblicato questo documento che è alla fine alla base di tutto il nuovo ciclo di lavoro che sta partendo adesso, che si chiama Nuova Agenda Europea della Cultura. All'interno di questo documento si fa una scelta di campo molto forte. E la scelta è proprio quella di dire la cultura giocherà un ruolo importante nel futuro sviluppo europeo, non più soltanto sulle tematiche appunto a cui siamo già abituati, ma su tutta una serie di nuove aree che possono essere considerate delle aree di impatto sociale. Perché? Perché la cultura ha in realtà un ruolo finora troppo poco riconosciuto di influsso sui comportamenti delle persone. E come e perché questo dovrebbe portare a produrre dell'impatto? Beh, lo si capisce se si va a vedere quali sono le aree concrete che sono state individuate da questo documento come veri e propri obiettivi di politica culturale. Quando diciamo politica culturale a livello europeo facciamo una piccola forzatura. L'Europa non ha una politica culturale perché le politiche culturali sono di competenza degli Stati membri. Ciò non toglie che l'Europa ha ovviamente, come potete immaginare, una fortissima funzione di indirizzo. E molto spesso è proprio da questo indirizzo che poi nascono determinate prese di posizione nelle politiche culturali dei singoli paesi. Quindi, pur non essendo tecnicamente una politica culturale, è chiaro che dà un contesto potentissimo che può essere colto oppure meno dai singoli paesi, ma che sicuramente si riflette nella programmazione europea, come stiamo per vedere. Le aree che sono state individuate come obiettivi di impatto sociale sono fondamentalmente due. C'è il rapporto tra cultura, salute e benessere psicologico, che soprattutto in questa fase post-pandemica, come potete immaginare, è di una rilevanza estrema, cioè è una scelta che è stata fatta molto prima, come vi dicevo, nel 2018, però è stata quasi profetica, perché oggi ci rendiamo conto che nel nuovo ciclo di ricostruzione la primissima cosa su cui dovremo andare a lavorare è proprio la salute mentale, individuale e collettiva. E il ruolo che la cultura può avere da questo punto di vista è importantissimo. In realtà già dalle prime call che usciranno su programmi come Horizon noi vediamo che ovviamente il tema del recupero post-pandemico è uno dei temi che vengono affrontati di più e per i quali si prevedono anche linee di finanziamento importanti. Il secondo tema, altrettanto legato agli interessi, credo, del gruppo che è qui al lavoro insieme oggi, è la coesione sociale. E quando si parla di coesione sociale si parla di varie cose.
Uno dei temi a cui l'Europa è stata da sempre interessata è ovviamente la crisi delle grandi migrazioni globali e quindi come la cultura può aiutare l'Europa ad acquisire una maggiore capacità di risposta alle sfide sociali poste da queste crisi. Naturalmente c'è tutto il tema dei soggetti fragili e delle marginalità di vario tipo e c'è tutto il tema naturalmente della diversità culturale e di come questa diversità culturale richieda anche degli aggiustamenti, delle evoluzioni sociali importanti. Quindi come possiamo riuscire a costruire una società più capace di valorizzare la diversità culturale, di farne una vera e propria risorsa di sviluppo umano prima di tutto e poi di conseguenza anche di sviluppo di altra natura. A questi due obiettivi di natura sociale se ne aggiunge uno di natura economica e tutto sommato uno un po' ibrido. Quello di natura economica che non va trascurato è il rapporto tra cultura e innovazione, perché si sottolinea in maniera molto chiara che in realtà la partecipazione culturale ha anche questo effetto. Rende i territori più innovativi perché li rende più capaci di gestire le nuove idee. Di gestire, viene chiesto giustamente un link al documento della nuova agenda europea della cultura, farò in modo naturalmente poi che questo ed altri eventuali documenti utili siano ovviamente tutti disponibili. Per quanto riguarda il tema dell'innovazione, dobbiamo proprio pensare che noi non ci siamo abituati. L'innovazione ha bisogno non semplicemente di innovatori nel senso più stretto, cioè non semplicemente di persone che sviluppano nuove idee, nuovi prodotti, nuovi processi, ma abbiamo bisogno soprattutto di territori che sono capaci di recepire queste nuove idee e di abbracciarle quando è necessario. Pensate per esempio, l'esempio più ovvio da questo punto di vista, per esempio il sistema del credito territoriale. Visto che ci rivolgiamo anche a un territorio che, come sappiamo, nel campo del credito ha un suo modello molto peculiare e tutto sommato anche di grande successo, per esempio è molto importante sottolineare questo. La vera innovazione può camminare soltanto se, quando si tratta per esempio di fare delle scelte di allocazione delle risorse, queste nuove idee non vengono percepite come delle minacce o delle cose anomale che vanno in qualche modo contenute, ma devono essere percepite come delle potenziali opportunità che ovviamente occorre valutare con tutta la serietà del caso, ma su cui non si possono avere delle opinioni preconcette. Ecco, quello che si è scoperto, e questo è uno degli altri temi che l'agenda abbraccia, è che in realtà la partecipazione culturale ha un fortissimo effetto di sblocco da questo punto di vista, cioè quando le persone si abituano a fare esperienze culturali spesso molto sfidanti, spesso, come dire, anche disturbanti in alcuni casi, diventano naturalmente molto più capaci di gestire tutta la problematica delle appunto nuove idee, dei nuovi progetti anche in un ambito esterno a quello culturale vero e proprio. L'ultimo grande tema, diciamo, l'ultimo grande obiettivo dell'agenda è il rapporto tra cultura ed educazione. Questo non ci sorprende perché è un rapporto di lunghissima data, non a caso la stessa direzione generale europea è la direzione istruzione e cultura, però anche qui naturalmente, soprattutto in questo scenario post-pandemico, ci sono tutta una serie di temi nuovi legati per esempio all'uso innovativo delle tecnologie digitali, sia in campo culturale che in campo educativo, perché al di là ovviamente delle emergenze immediate, come possiamo immaginare, ci sono tutta una serie di nuovi risultati e di nuove esperienze che vengono condotte che resteranno e naturalmente dovranno e potranno essere sviluppati spesso in modo anche molto innovativo. Teniamo anche conto, per esempio, che per quanto riguarda tutti gli aspetti, diciamo, di marginalità sociale o territoriale, le nuove possibilità offerte dagli strumenti digitali, per esempio, possono colmare dei divari molto molto importanti se c'è una efficace infrastrutturazione digitale che permette di raggiungere anche questo tipo di soggetti, di offrirgli per esempio servizi educativi di altissima qualità, anche non in presenza. Allora, in tutto questo scenario, capite subito quindi che le classiche logiche culturali vengono abbastanza messe in discussione, non rigettate, ma superate, cioè nel senso si va verso obiettivi diversi e per certi versi anche più ambiziosi del passato, cioè c'è una fiducia nel fatto che la cultura possa offrire dei contributi molto più sostanziali di quello che si è sempre pensato alla risposta a determinate sfide sociali. In tutto questo non è stato inserito nel 2018 tra le aree, diciamo, di impatto sociale, l'ambiente e il cambiamento climatico,
E vi dico subito che non è stato fatto perché non si pensava fosse rilevante, ma perché non c'era ancora abbastanza evidenza scientifica che dimostrava una relazione sufficientemente solida tra cultura e cambiamento climatico. Oggi le cose stanno cambiando e non è un caso, per esempio, che all'interno della programmazione Horizon, per esempio, ci saranno delle specifiche linee di finanziamento legate proprio a progetti che mettono in relazione cultura e cambiamento climatico. E questo ha a che fare anche con come la cultura, anche nel caso del cambiamento climatico, influenza le scelte delle persone, rendendole per esempio più responsabili di fronte a scelte che hanno una rilevanza ambientale, come per esempio l'efficacia della raccolta differenziata, come per esempio tutte le nuove scelte legate all'economia circolare, tutti i nuovi modelli di consumo a basso impatto ambientale e così via. Quindi, capite, ci troviamo di fronte a uno scenario nuovo che si apre alla sperimentazione, ma che dà anche subito dei sostegni molto concreti. Allora, non abbiamo ancora il programma di Creative Europe, però Creative Europe, che è il programma per eccellenza in Europa per quanto riguarda appunto la produzione culturale, sappiamo già che è un programma che prima di tutto è stato potenziato in maniera significativa a livello di bilancio, e questo è già un bellissimo segnale. Ma l'agenzia in realtà che gestisce questo programma è in realtà un'agenzia che oggi è dotata di competenze fortemente sovrapposte a quelle che hanno prodotto la nuova agenda europea della cultura, quindi c'è tutta la sensibilità per trasportare quel tipo di visione dentro le call e dentro di questa programmazione, che quindi ci possiamo aspettare sarà molto legata a temi di impatto sociale. Ma in realtà sappiamo già, per esempio, dentro il programma Horizon, che è il più importante programma per esempio per quanto riguarda la ricerca, ma anche, come dire, il trasferimento della ricerca sul territorio, e non è un caso che ormai nel programma Horizon entrino sempre più spesso non soltanto le realtà più ovvie, cioè i centri di ricerca o le università, o magari le grandi amministrazioni, ma sempre di più entri anche il mondo associativo, entrino anche realtà relativamente più piccole, che però entrano all'interno di partenariati ovviamente innovativi, propositivi, sui temi sempre molto sfidanti di Horizon. In realtà per la prima volta nella storia di questo programma, che è il cosiddetto programma quadro, che insomma quindi un programma che viene ripetuto costantemente in ciascun ciclo di programmazione, che appunto già dalla volta scorsa, nel ciclo scorso si chiamava Horizon 2020, che questo nuovo ciclo si chiama Horizon Europe, all'interno del pillar, quindi proprio letteralmente del pilastro dedicato alle sfide sociali, per la prima volta nella storia del programma c'è addirittura un intero cluster dedicato alla cultura. Questo, come capite, è un altro segnale fortissimo, un segnale difficilmente sottovalutabile, che ci fa già sapere, per esempio, che ci sarà dentro cultura tutta una parte di call dedicate alla democrazia, quindi a come, cioè, diciamo, il grande titolo sarà Democracy, però dentro ovviamente ci saranno tutta una serie di questioni legate alla qualità della partecipazione civile e a sfide sociali fortemente legate naturalmente alla partecipazione diretta e all'inclusione ai processi di funzionamento della società civile. Questo sotto il cluster cultura, quindi capite, fortemente collegati con questa logica di cui stiamo parlando. Ci sarà una parte più dedicata proprio al patrimonio, quindi quella heritage come etichetta, che però anche lì contiene, abbiamo già visto, tutta una serie di temi assolutamente interessanti, alcuni che hanno a che fare con le nuove tecnologie, per esempio ci sarà una call sull'impatto del gioco, del gaming sulla trasformazione sociale, per fare un esempio, oppure sui processi inclusivi nei musei, legati anche, guarda caso, alle implicazioni di salute. Ci saranno poi, come dire, anche delle call legate a degli ecosistemi culturali specifici, quindi per esempio sappiamo già, appunto, ci sarà per i musei, ci sarà per esempio per le istituzioni musicali, per fare solo degli esempi, ci sarà per il cinema, e poi c'è tutta la parte proprio di transformations, cioè di trasformazioni sociali, dove si andrà ancora una volta a ragionare su tutta una serie di sfide sociali oggi assolutamente importanti, connesse per esempio appunto con i temi dell'educazione, con i temi dell'empowerment, con i temi delle minoranze. Ci sarà una forte attenzione verso, come dicevo, i temi delle migrazioni. Ci saranno grandi linee di finanziamento legate proprio alla ricerca di soluzioni innovative anche in un contesto culturale rispetto alle sfide delle migrazioni. Ma anche al di fuori dell'ambito più specifico della cultura, per esempio uno dei più grandi pillar di tutto il programma, che è quello dedicato alla salute, per esempio abbiamo tutta una serie di call che recuperano in maniera abbastanza chiara questo legame che abbiamo visto con la cultura. Per esempio ci saranno delle call sull'invecchiamento attivo, nelle quali si elencano
tutta una serie di fattori, per esempio, che devono essere considerati nel proporre nuovi progetti, nuovi approcci all'invecchiamento attivo, e cultura è il primo della lista. Tanto per darvi un'idea di quanto è forte questo tipo di cambiamento. Quindi cosa ci si deve immaginare all'interno di questo scenario? Ora, nessuna di queste call è ancora ufficialmente uscita, però insomma è questione a questo punto di pochi giorni, anzi se l'annuncio viene rispettata oggi dovrebbero uscire alcune delle prime call, per esempio il programma Horizon, non ho ancora fatto in tempo a verificare, ma insomma se non è oggi è veramente questione di pochi giorni. E quindi avremo tra l'altro anche il primo ciclo di call, per esempio Horizon, che scadrà alla metà di giugno, quindi stiamo parlando di tempi rapidissimi, per cui ovviamente almeno per il primo tipo di call, primo ciclo di call, saranno ovviamente accessibili solo a chi già in qualche modo si è portato avanti con il lavoro e ha una sua struttura di partenariati, ma come ho detto insomma stiamo parlando di un ciclo che si concluderà nel 2027, quindi insomma il tempo poi di andare a costruire delle progettazioni ovviamente c'è, ma ecco quello che appunto sta emergendo già molto chiaramente, pur non essendoci ancora ufficialità su nessuna di queste singole call, è che ci saranno appunto grandi opportunità. Ora il punto è come affrontarle. Da questo punto di vista è assolutamente importante ragionare su degli approcci, diciamo, che mettano insieme delle competenze molto diverse. In un momento come questo, per esempio, io consiglio fortissimamente a tutto il mondo, diciamo, del terzo settore e della società civile, di cominciare a considerare molto seriamente dei possibili partenariati strategici tra culturale e sociale. Questo è un tema di cui si è discusso spesso in passato, ma non con la sufficiente attenzione e con la sufficiente insistenza. Cioè, nei nostri territori, per esempio, il mondo della cultura e il mondo del sociale restano ancora molto autonomi, in alcuni casi reciprocamente autoreferenziali. Questo è un gravissimo errore. Quello che si sta materializzando è proprio un mondo di opportunità nel quale chi sa fare questo ponte e chi lo sa fare bene è nettamente favorito. Ora, la programmazione europea, come probabilmente sapete, è molto complessa tecnicamente. Non è un lavoro che si può improvvisare, spesso c'è bisogno di competenze specifiche per fare domande su singoli progetti e sono anche progetti che hanno in realtà delle probabilità di successo non altissime. Perché? Perché c'è competizione da tutta Europa, come si può immaginare, le risorse sono quelle, pur essendo risorse molto rilevanti, stiamo comunque ragionando naturalmente su dei livelli di competizione enormi. Però è anche vero che appunto all'interno di questo tipo di logica bisogna ragionare sempre, poi ci parlerà Rosa Scapin, che in realtà appunto con il Comune di Bassano del Grappa ci può dare anche una testimonianza molto diretta, molto semplice, proprio nella sua efficacia, nella sua immediatezza, di come comunque rimboccandosi le maniche, iniziando dall'inizio con umiltà e idee chiare, si può andare anche molto lontano all'interno dei risultati delle call europee, quindi sicuramente molto competitive, ma non impossibili, cioè ci sono anche tante realtà non enormi che possono ottenere dei grandi risultati. Per l'accesso a questo tipo di risorse. Badate bene che il tema non sono solo le risorse, ma anche le relazioni, cioè le reti di collaborazione e quindi anche di scambio di conoscenza, di stimolo che questo tipo di programmi permettono di mettere in atto sono altrettanto importanti quanto le risorse economico-finanziarie, perché in realtà teoricamente le risorse si possono ottenere anche da altri canali, forse anche più facile, però certo è difficile immaginare un respiro come quello che è permesso naturalmente dal lavorare all'interno dei programmi europei. E quindi, cominciando ad avvicinarmi alla conclusione, il mio suggerimento da questo punto di vista è provare a, prima di tutto, studiare molto bene questi documenti e cominciare ad esplorare delle possibilità nuove. Una delle più interessanti in assoluto che io vedo è proprio quella che mette un po' in comune, diciamo, l'aspetto della salute mentale, della salute vera e propria e della coesione sociale, tutto quello che è legato, per esempio, oggi ai soggetti fragili e il ruolo che la cultura può avere nell'affrontare in maniera creativa questa fragilità, non semplicemente in termini, come dire, solidali o di riduzione del danno, ma sempre di più di empowerment, cioè di recupero, di rimessa in gioco all'interno proprio della società civile, quindi della possibilità di contribuire attivamente. Pensiamo per esempio a quanto può essere importante il tema dell'invecchiamento attivo, non solo nel ridurre la patogenesi legata all'invecchiamento, ma nel consentire ad una persona, anche abbastanza avanti con gli anni, di continuare a dare un contributo attivo
all'interno di certe progettualità, all'interno di tutta una serie di aree di qualità sociale nelle quali ovviamente le persone anziane della terza, anche della quarta età, possono continuare a dare dei contributi molto molto importanti. Quindi il punto è proprio questo, iniziare a sperimentare, farsi un'idea anche di quelle che sono le buone prassi, che sono notevoli già in Europa, per esempio proprio sul campo del rapporto tra cultura e salute, addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un enorme rapporto, enorme proprio perché contiene una quantità impressionante di casi di studio ormai in tutto il mondo legati alle classi di patologie più imprevedibili, nelle quali la cultura ha rivelato di avere una efficacia importante e che, guarda caso, si legano anche poi in maniera molto chiara a tutte quelle tematiche di connessione e disconnessione sociale che ormai a tutti gli effetti è un vero e proprio fattore patogeno, esattamente come possono essere l'inquinamento o lo stress, cioè la disconnessione sociale, purtroppo noi lo sappiamo, è un killer dal punto di vista soprattutto di certi tipi di malattie. Quindi mi permetto di, in questo momento così difficile, di portare una nota di ottimismo e di stimolo. È un momento magico per provare a sperimentare. È un momento fondamentale soprattutto per chiedersi come organizzazioni come ci si vuole rapportare a questo nuovo scenario di innovazione che viene proposto e soprattutto per chiedersi se ha senso farlo da soli o se molto più probabilmente ha senso farlo andando a costruire anche delle reti di cooperazione territoriale che permettano di raggiungere una massa critica sufficiente anche per accedere credibilmente a certi programmi. È chiaro, per esempio, che un programma come Horizon, che insomma è un programma in cui ogni singola call ha dei budget magari non enormi, soprattutto rispetto ad altri canali, diciamo, del programma, ma che comunque per le call culturali normalmente stanno sempre come minimo a 5 milioni di euro per due progetti finanziati, quindi stiamo parlando di partenariati, diciamo, da 2 milioni e mezzo di euro in alcuni casi, ma in altri arrivano anche a 10-15 milioni di euro quando si tratta di cose molto impegnative. È chiaro quindi che se parliamo di budget di questo tipo, se si è delle realtà associative piccole, non è che non si possa partecipare, si può benissimo partecipare, però bisogna anche andare a costruire in questo caso dei soggetti collettivi che rendano ovviamente questa partecipazione sensata e che permettano anche di mettere insieme forze e competenze del territorio in maniera molto più sistematica di quanto può fare una realtà molto piccola. Quindi e ovviamente, e con questo poi vado veramente a concludere, l'altro lato della programmazione che non ho avuto il tempo di esaminare in altrettanto dettaglio, ovviamente quello legato ai fondi strutturali, quelli che poi vengono quindi gestiti direttamente dalle regioni, quindi per esempio dalle province autonome, e da questo punto di vista quindi c'è da augurarsi, anche se anche qui non sono ancora apparse, diciamo così, delle scelte ufficiali, ma c'è da augurarsi che nella cosiddetta strategia di specializzazione intelligente, che è quindi, come dire, l'approccio di policy territoriale su cui poi si basano tutte le varie programmazioni, ci sia, da questo punto di vista, una attenzione adeguata a questi nuovi temi di politica culturale che permettono poi anche sul territorio naturalmente di articolare anche attraverso questo tipo di canale che è molto più vicino, diciamo, alle realtà del territorio e che può davvero a quel punto andare ad interessare anche le piccole realtà da sole, non necessariamente consorziandosi, ovviamente rimane una linea di opportunità molto importante che, attenzione, anche se amministrata dall'ente territoriale e comunque chiaramente all'interno di una programmazione europea e segue quel tipo di priorità, quindi anche se si tratta di canali diversi, di fatto fanno sempre riferimento alla stessa filosofia. Direi che ho parlato abbastanza, quindi a questo punto mi fermo, lascio di nuovo la parola a Guglielmo e ovviamente sono a disposizione se ci sono domande o curiosità. Prego. Perfetto, grazie mille. In verità la soglia d'attenzione, almeno la mia, è alta, nonostante i 25 minuti appunto nell'ascoltarti, vuol dire che le cose ascoltate sono state super interessanti, credo che non solo per me ma anche per molte delle persone che hanno partecipato, che hanno ascoltato. E alcune domande le risponderemo, che chiederemo appunto a Pierluigi e a Rosa di rispondere ad alcune domande alla fine dell'intervento di Rosa. Ma il suggerimento è anche quello di utilizzare la chat nel frattempo per porre queste domande in modo tale che alcune le possiamo già mettere insieme e poi appunto porle tutte insieme ai nostri ospiti. E bene, a questo punto passerei la parola a Rosa Scapin, se Rosa vuoi anche presentarti in due minuti.
tutti e poi appunto raccontarci la vostra grandiosa esperienza in quel di Bassano del Grappa. Sì, buongiorno a tutti, grazie a Pierluigi, mi ricollegherò davvero in modo importante al suo intervento. Io sono il direttore generale artistico di Opera Estate Festival e del CSC, Centro per la Scena Contemporanea, che è un hub creativo che è stato generato dal festival. Il festival è un festival multidisciplinare, riconosciuto dal Ministero. L'anno scorso avremmo dovuto festeggiare i nostri primi 40 anni, l'abbiamo fatto naturalmente in forma un po' ridotta, vista la situazione particolare, però abbiamo doppiato, diciamo, questo traguardo, riuscendo non solo a proseguire la nostra attività, ma grazie alle sfide lanciate proprio dalla situazione in cui ci troviamo, investire molto del nostro tempo in nuove modalità che utilizzano appunto le nuove tecnologie, e questo anche con l'aiuto di qualche progetto europeo di cui vi parlerò. Allora, la storia della progettazione europea del nostro progetto, del nostro festival, del nostro CSC, nasce nel 2006, quindi sono 15 anni di attività nell'ambito della progettazione europea. Il primo progetto lo presentammo quindi ancora su Cultura 2000, sul progetto Cultura 2000, e eravamo appunto alla fine, alle ultime call di quel settennato. Avevamo già iniziato a consolidare una rete di colleghi europei con i quali condividevamo alcune delle progettazioni del festival, soprattutto rivolte alle sfide sociali che si cominciavano ad intravedere in alcuni paesi più che da noi, unitamente all'impegno che avevamo cominciato a rendere molto potente verso il sostegno ai giovani artisti e verso il sostegno all'innovazione dei linguaggi, cioè verso la ricerca, verso il contemporaneo. Dialogando con alcuni di questi nostri partner europei, sia artisti che organizzazioni, abbiamo individuato un comune interesse nell'indagare problema delle migrazioni. Non era ancora il nostro paese così potentemente coinvolto in questo tema, infatti noi indagammo il tema dei nostri migranti fuori in quel momento, c'erano paesi invece che ce l'avevano molto forte, ed era per esempio l'Inghilterra, la Gran Bretagna, avevamo un soggetto partner di Liverpool, altri paesi si stavano svuotando in quel momento, penso per esempio alla Romania. Quindi riuscimmo appunto a ritrovarci con cinque paesi, eravamo cinque soggetti di cinque paesi europei diversi, quindi Romania, Gran Bretagna, Olanda, Lituania e Spagna, su questo comune problema del corpo migrante. Presentammo questo progetto noi come capofila, totalmente indipendenti, nel senso che non ci affidammo allora a nessun consulente esterno, ci studiamo per bene il progetto, il programma, facemmo noi da capofila in senso proprio operativo con tutti gli altri soggetti. Costruimmo questo progetto che prevedeva
una ricerca affidata ad artisti della danza, a giovani scrittori, a giovani critici sul tema appunto del corpo migrante. Lo lanciammo e attendemmo senza molte speranze, a dire il vero, era la prima volta in assoluto che ci cimentavamo in questa cosa. Risultammo vincitori e quindi iniziò questa avventura. Un'avventura che poi ha portato a un'implementazione progettualità. A oggi sono 25 da allora i progetti europei vinti, soprattutto su Creative Europe, era Cultura 2000, poi Cultura 2007-2013, ultimo settennato Creative Europe. Su Creative Europe progetti di cooperazione, progetti di network e di reti, appunto di network e di platform, insieme chiaramente a delle reti europee alle quali nel frattempo abbiamo aderito. Abbiamo progettato anche su Erasmus Plus nell'ultimo settennato e su Europe for Citizen. Diciamo che la parte più consistente comunque rimane lo strand dei progetti di cooperazione di Creative Europe. La maggior parte dei progetti li abbiamo ideati, realizzati, vinti appunto su questo programma. Cosa ne è derivato prima di andare ad esemplificare con alcuni di questi progetti per la nostra organizzazione? Allora, al di là del sostegno economico, come diceva esattamente prima Pierluigi, il sostegno economico certamente ci ha garantito la possibilità di mettere in atto quei progetti. Attenzione, quei progetti, non la nostra organizzazione, perché il progetto del festival è chiaro che non è mai stato sostenuto dalla progettazione europea. Ha avuto delle ricadute il progetto del festival dalla progettazione europea, perché alcuni progetti generati hanno avuto evidenza all'interno chiaramente della nostra esposizione che è il festival, ma non è stato quello, diciamo, il motore che ci ha portati a progettare europeo. Ne è derivato una straordinaria crescita per quanto riguarda la nostra organizzazione. La filosofia dei progetti europei sollecita sempre all'apertura e alla condivisione. I progetti di cooperazione prevedono una partnership di almeno tre soggetti, almeno tre. In alcuni dei nostri progetti davvero siamo in molti di più, ma almeno tre soggetti diversi, di diversi paesi, con i quali si condivide dall'idea progettuale iniziale, che nasce da necessità che si devono condividere. Attenzione, mai fare un progetto, mai mettersi insieme e dire beh allora adesso cosa facciamo, no, l'idea deve essere... Deve esserci prima la necessità, l'impegno, l'obiettivo, la spinta a lavorare su quel tema, su quella deve preesistere. Io non credo ad avere una idea, lanciarla nelle piattaforme per cercare i partner. Può funzionare, certamente, in qualche caso ha funzionato. Ma attenzione che la relazione che si deve instaurare deve essere talmente stretta, condivisa, pensate anche a tutta la fase della rendicontazione, delle relazioni economiche, dei rapporti che si instaurano, è fondamentale che la condivisione iniziale dell'idea della progettualità sia potente, sia importante, sia condivisa fin dall'inizio. Ognuno di questi progetti quindi ha avuto almeno tre partner, ripeto, in qualche caso sono molti di più.
Cosa vuol dire con 25 progetti? E non sono sempre gli stessi, ovviamente, sono cambiati quasi sempre nel corso degli anni. Vuol dire che abbiamo instaurato relazioni con una miriade di soggetti a livello europeo e poi a ricaduta anche a livello extraeuropeo, perché ognuno di questi soggetti, se come noi è stato spinto alla progettazione europea transnazionale, ha un bagaglio di altre relazioni che nel tempo ci siamo scambiati, con i quali soggetti nel tempo anche noi siamo entrati in contatto. Quindi ha generato una possibilità di relazione davvero infinita, di implementazione di progetti, di programmi, anche al di là delle progettazioni europee. È stata quindi una modalità di lavoro che ha generato, per quanto riguarda la nostra struttura, il nostro progetto, delle ricadute fondamentali che attengono alla visione del lavoro innanzitutto e rivolto, e qui davvero sposo totalmente le parole che ci ha detto Pierluigi, al benessere culturale dei cittadini, alla qualificazione della produzione culturale degli artisti che coinvolgiamo, delle compagnie, delle scene locali e nazionali coinvolte in queste progettazioni, all'affermazione quindi della nostra scena, di quella locale e di quella nazionale, anche in ambiti transnazionali. Ci sono artisti che abbiamo coinvolto che hanno avuto uno straordinario eco, una straordinaria eco e una possibilità di mobilità sulla scena internazionale davvero importantissima. E in termini di stabilità del nostro progetto ha registrato una qualificazione e reputazione anche a livello straordinario, a livello transnazionale, che è stata davvero molto importante, nel senso che la buona reputazione sia a livello di agenzia culturale europea e sia a livello di partner interessanti per noi per alcuni progetti, ci ha consentito appunto di poter dialogare con soggetti molto più importanti della nostra piccola organizzazione, che ha a sua volta generato ancora delle ricadute molto interessanti. Vi dicevo che il primo progetto era sul tema delle migrazioni. Quel primo progetto poi ha avuto altre due edizioni, tutti e tre si sono chiamati Migrant Bodies, il primo su Cultura 2000, il secondo sul Cultura 2007-2013, il terzo sul 14-20. Naturalmente le migrazioni nel frattempo sono cambiate, l'ultimo l'abbiamo fatto proprio coinvolgendo rifugiati e migranti. Quindi l'impegno verso comunità socialmente, diciamo, fragili e emarginate è stato un impegno molto importante con questo progetto. Un altro impegno di cui parlava Pierluigi adesso, che ha, diciamo, assunto come fondamentale la ricaduta dell'azione culturale sul benessere psicofisico, ma anche sulla salute delle persone, è derivato da un progetto che si chiamava Act Your Age, Vivi la tua età, ed era un progetto sull'invecchiamento attivo attraverso le arti performative della danza contemporanea in particolare. Da questo progetto è derivato uno dei processi di cui andiamo più fieri e che portiamo avanti ancora adesso. Un progetto che nasce nel 2013, che poi ha avuto sviluppo nel 14-15, era un progetto di cooperazione con un soggetto, un partner olandese e un partner di Cipro, due case della danza
appunto come la nostra, e, oltre a generare delle nuove produzioni, ecco, quello si, diciamo come prodotto finale prevedeva la creazione di, prevedeva appunto la realizzazione di creazioni che avessero come tema, che derivassero dallo sviluppo di quel tema sull'invecchiamento attivo, ma con quel progetto siamo venuti a contatto con una associazione, con una realtà olandese che praticava, che pratica tuttora, la danza contemporanea a beneficio delle persone con Parkinson. Qui nell'ambito del progetto questa associazione è stata ospite a Bassano per 10 giorni. Con la nostra ULS abbiamo coinvolto delle persone con Parkinson, i medici che se ne occupavano e il personale sanitario che se ne occupava, e per una decina di giorni queste persone hanno avuto la possibilità di praticare appunto la danza appositamente ideata per persone con Parkinson. Alla fine di quei 10 giorni questi signori e queste signore hanno scritto una lettera al nostro sindaco dicendo: ci avete fatto provare questa cosa, adesso non potete più farci stare senza. Quindi questa cosa ci ha commosso, ma ci ha responsabilizzato e ci ha fatto dire: bene, adesso cosa facciamo? Non possiamo far venire gli olandesi ogni settimana a fare questa cosa. Quindi abbiamo approfittato di un altro progetto europeo, di un altro bando, questa volta sui fondi strutturali appunto regionali, che sostenevano la mobilità internazionale, la formazione internazionale in tutti gli ambiti dell'impresa, della formazione. Non c'erano distinzioni e quindi abbiamo detto: vabbè, se l'azienda di meccatronica va a formare i suoi addetti in una industria tedesca, perché noi non possiamo mandare i nostri danzatori o insegnanti di danza a formarsi presso questo centro olandese? Abbiamo risposto al bando, l'abbiamo vinto e quindi li abbiamo mandati per 4 settimane in Olanda. Abbiamo fatto una call, abbiamo formato 12 insegnanti di danza, danzatori, coreografi appunto in questa pratica, attenzione, pratica artistica, non pratica di fisioterapia piuttosto che di ginnastica, pratica artistica. Sono andati a formarsi lì. Da allora, cioè dalla fine del 2013, a Bassano tutte le settimane, 2 volte alla settimana, all'interno del nostro museo civico, gratuitamente, persone con Parkinson e persone senza Parkinson, giovani ragazzi dei nostri licei, delle nostre istituti superiori, assieme alle persone anziane che hanno comunque problemi di mobilità oltre a quelli con Parkinson, danzano nelle sale del museo. Ovviamente adesso con la pandemia ci siamo fermati in presenza, ma abbiamo continuato sempre con delle lezioni online, con dei task online, per non far fermare il progetto. Ma che ricaduta ha avuto questo progetto? Ora Dancewell si chiama la pratica, è stata tra virgolette esportata, cioè viene praticata a Torino con la Fondazione Piemonte del Vivo, a Roma a Palazzo Spada, la sede del Consiglio di Stato, uno spazio storico architettonico fantastico, a Firenze a Palazzo Strozzi, a Schio al Teatro Civico di Schio, a Verona al Museo Cavalcaselle, a Bergamo all'Accademia Carrara, in Giappone a Kyoto, a Kanazawa e a Tokyo. Ha avuto innumerevoli disseminazioni anche in molti altri paesi europei e non solo europei, e continuamente ci viene richiesto proprio di attivarla anche in altri contesti, sempre con insegnanti formati a Bassano del Grappa, perché tutte le estati
e anche adesso è in corso, l'abbiamo diluito. Ah, ecco, e anche con il circuito delle Marche, AMAT sta partendo anche nelle Marche. Con insegnanti appunto formati a Bassano, perché ogni anno attiviamo un percorso di formazione proprio per formare nella pratica gli insegnanti. È una formazione artistica ed è una formazione anche che ha a che fare con la pratica sanitaria, nel senso che ci siamo affidati a una al Fresco Institute for Parkinson, che è un istituto proprio di ricerca per il Parkinson, e quindi ci sono medici specializzati in questa patologia che formano gli insegnanti in modo da dare anche una formazione che gli possa consentire di lavorare con queste persone fragili in modo corretto. È stata anche misurata scientificamente con uno studio questa pratica per verificare appunto tra la fisioterapia tradizionale e la pratica della danza che differenza c'è, se è utile, se produce anche effetti benefici proprio sotto il profilo della salute e del progredire della malattia. La comunità di queste persone, dei Dance Well Dancer, come li chiamiamo, è diventata una comunità di consumatori culturali eccezionali. Vengono a vedersi qualsiasi cosa, sono potentemente coinvolti in tutte le azioni culturali che noi attiviamo, sia come festival che come CSC. Sono diventati anche una vera e propria compagnia, possiamo dire, perché da quasi subito abbiamo iniziato a commissionare a un coreografo, a professionisti ovviamente sia italiani che internazionali, ogni anno una creazione per loro. Quindi sono impegnati appunto nelle prove, poi anche nella presentazione al pubblico, perché lo presentiamo all'interno del festival. La nuova creazione ogni anno viene presentata all'interno del festival. Hanno avuto anche dei premi importanti a livello nazionale proprio per la creazione fatta con loro e per loro. E quindi questo davvero è uno dei progetti nostri di maggiore successo, dove una progettazione europea ha avuto delle ricadute in sostenibilità, in riproducibilità in altri contesti. Quindi è davvero emblematica non solo delle possibilità che può offrire, delle ricadute che può apportare una progettazione europea, ma anche dei molti temi, delle molte connessioni che può avere appunto una pratica culturale, un'attivazione in ambito culturale nell'ambito appunto del sociale, dell'invecchiamento attivo, della salute e del benessere delle persone. Pierluigi Sacco citava quel rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha censito tutti gli studi usciti negli ultimi 10 anni sulla ricaduta che appunto le attività culturali possono avere sul benessere e sulla salute delle persone. Dansuel è uno di questi, di queste pratiche che è stata appunto oggetto, come vi dicevo, di studi scientifici, e quindi è censita anche in quel rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un altro tema che abbiamo affrontato spesso con le nostre progettazioni europee è anche quello dell'innovazione, della ricerca dell'innovazione. Un progetto che è in questo momento in corso e che continuiamo anche appunto in questi tempi in cui è un po' difficile la mobilità, muoversi e
dialogare con gli altri nostri partner. Si chiama Vibes ed è un progetto che mette in relazione la creazione con la creazione artistica, con le nuove tecnologie digitali. Cosa succede? Qui noi non siamo capofila, ma siamo partner. Il capofila è soggetto francese, si chiamano Orbe, ed è un collettivo di programmatori e designer attivo proprio nell'integrazione tra le arti performative e i linguaggi digitali. Insieme a noi c'è una piattaforma della danza con sede ad Amsterdam, c'è un'organizzazione che si occupa di sviluppo di app e tecnologie per il sound design e la musica in Finlandia, e c'è un centro di ricerca sulla danza contemporanea della Coventry University del Regno Unito. Cosa succede? Questo progetto sta proprio cercando di sviluppare un'app che consenta di creare una comunità di artisti e una comunità di cittadini che praticano la danza in luoghi distanti, diversi, creando nel contempo un paesaggio sonoro dove interagisce sia chi pratica la danza e sia l'autore il compositore appunto della musica e i coreografi coinvolti. Abbiamo avuto proprio in questi giorni ospiti, siamo riusciti a farli venire appunto gli sviluppatori di questa app, e proprio in questo momento a Bassano la nostra coreografa coinvolta e il nostro musicista coinvolto stanno lavorando appunto con gli sviluppatori di questa organizzazione francese per la seconda tappa del progetto, che è la tappa proprio più creativa, che poi avrà una ricaduta ecco all'interno del festival, perché all'interno del festival la presenteremo anche al pubblico che sarà coinvolto appunto in questa nuova creazione gli artisti incaricati e appunto la comunità che verrà coinvolta. Un altro progetto che è alla sua seconda edizione si chiama Dancing Museum, altro tema di cui vi parlava prima Pierluigi, cioè la connessione tra le organizzazioni culturali nell'ambito delle arti performative e le organizzazioni invece del patrimonio culturale. Quindi questo progetto si chiama appunto Dancing Museum e mette in relazione le organizzazioni della danza coinvolte con i musei delle rispettive città coinvolti appunto in questo progetto. Questa seconda sezione, diciamo, di Dancing Museum mette in relazione il comune di Bassano con il suo museo civico, Artesella, che conoscerete, questo museo open air appunto del vostro territorio, la Fondazione Fitzcarraldo, l'Università Ca' Foscari di Venezia, la Casa della Danza di Praga, un'altra Casa della Danza olandese, quella di Barcellona, insieme con un museo di arte contemporanea dell'area di Parigi, la Praga City Gallery appunto di Praga, il Nottingham Museum appunto di Nottingham e la Fondazione Joan Miró di Spagnola. Nel precedente avevamo la National Gallery e il Louvre insieme appunto ai rispettivi partner londinese e parigino. Cosa succede in questo progetto? In questo progetto, insieme con le
direzioni dedicate ai servizi didattici e di implementazione e di audience development dei musei, cerca di attivare delle strategie nuove per incontrare i pubblici diversi delle arti performative e i pubblici che visitano i musei, delle modalità nuove per visitare un museo anche con l'ausilio e l'aiuto delle arti performative, oltre che offrire appunto ai creatori dell'arte performativa, della danza anche in questo caso in particolare, nuovi spunti per nuove creazioni ispirate appunto alle arti conservate nei musei. Vi devo chiedere scusa. Prego, approfittiamo per fare anche interruzione, perché comunque andiamo verso il momento delle domande. Ok, mentre il bello della diretta ci fa risolvere un problema al volo. E abbiamo iniziato a raccogliere alcune domande che sono state proposte all'interno della chat, a cui adesso appena anche Rosa ritorna. Ok, quindi arrivano altre, oh, perfetto. Le formuliamo, anzi forse qualcuno possiamo già iniziare adesso a rivolgerle verso... Vediamo un attimo Rosa, che succede? Eccola. Perfetto. Siamo... Scusatemi, ho un problema a casa, dovevo rispondere, scusate. Non c'è problema. Se vuoi anche avviarti verso la chiusura, così apriamo lo spazio per le domande. Direi che credo sia sufficiente così, perché tutti i 25 non vi li racconto. Semmai se c'è qualche curiosità da parte dei partecipanti e delle partecipanti saranno loro a chiedere, perché vedo già che c'è qualche domanda per esempio sull'archeologia, se non ricordo male, però forse approfitterei appunto delle domande che ci sono già online nella chat. Cristiano Conte, Cristiano, vuoi accendere video se non l'hai già acceso e microfono, fare tu la domanda, semmai accendo anche due paroline su di te, ma proprio due. Ah sì, volentieri, ben trovati. Dunque io mi occupo di progettazione in una cooperativa sociale, quindi lavoro nel terzo settore. E noi abbiamo soprattutto un'esperienza abbastanza consistente sui fondi indiretti legati all'FSE in quanto realtà accreditata. Abbiamo tentato nel settennio passato anche di presentare dentro una rete che comprendeva varie realtà del nord Italia, insomma, dei progetti su Erasmus Plus, ma in entrambi i casi i progetti sono stati approvati, non finanziati, quindi insomma... Purtroppo, come giustamente dice il professor Sacco, gli spiragli sono sempre molto ridotti, però ecco, devo dire che comunque tutta l'attività di lobbying che abbiamo fatto, insomma, c'è servita se non altro per orientare meglio le idee, per, come sempre succede nel nostro ambito, rubare qualcosa di interessante agli altri, magari anche come dire, creare anche le condizioni per collaborazioni che poi si sono sviluppate anche altrimenti. Quindi non è stato tempo perso, ecco, tutto il lavoro di settore progettuale. No, la mia domanda era semplicissima in realtà, nel senso che io sono 5-6 mesi che sto cercando di guardare dentro i documenti di Europa.eu, eccetera, eccetera, per capire lo stato di avanzamento delle programmazioni, ma sto facendo un po' di fatica, quindi anche su Creative Europe ho visto che sono cambiati più volte gli amount, per cui non si capisce, cioè non è... È difficile trovare insomma qualcosa di aggiornato, ecco. E io tra l'altro di settimana avevo sentito anche una delle organizzatrici, Mirella, proprio per capire se eravamo a piombo, insomma, rispetto al percorso. Noi cerchiamo, lo dico apertamente, di costruire dei partenariati per il prossimo settennato, mettendo a disposizione quello che abbiamo. Vorrei capire rispetto a Creative Europe, però, visto che è lo specifico di oggi,
quando ci sarà una, come dire, una programmazione definitiva, cioè sempre i tempi in cui sarà prevista questa programmazione definitiva? Allora, la data esatta non la conosciamo ancora, però siamo veramente a ridosso. Quindi il primo work program, quello relativo, diciamo, alla prima tranche della programmazione, dovrebbe uscire veramente a breve. Non abbiamo ancora la data ufficiale, proprio oggi parlavo con la commissione, non c'è ancora certezza, però veramente questione di poco. Teniamo conto che fondamentalmente l'approvazione formale è stata abbastanza recente e ora ovviamente stanno facendo l'ultimo ciclo di validazione anche con tutti gli esperti nazionali, diciamo, per poi licenziare il programma. Di fatto c'è già, solo che non è stato ancora diffuso. Ecco, questo è un po' il... Solo che mentre in altri programmi, per esempio Horizon, sono filtrate, diciamo, delle bozze, nel caso di Creative Europe sono stati bravi, non sono ancora filtrate. Però andremo nella direzione che vi dicevo, l'unica incertezza è sui tempi, ma ripeto, un'incertezza relativa e parliamo comunque di un'attesa breve. Ma è l'ammontare del fine del fondo? A quanto... Dunque, c'è stato un aumento considerevole del 50% rispetto alla proposta iniziale. Ora, francamente, la cifra esatta a memoria non la ricordo, però quella è facilmente reperibile. Ok. Grazie mille, Cristiano. Prego. Aggiungo Lara, che ha fatto una domanda invece molto specifica sul se ci sono programmi adatti per progetti di ricerca storico-archeologica. Però lascio a te, Lara, presentare la domanda. Accendendo il microfono, perfetto. Buonasera a tutti, grazie mille di avermi dato la parola. Sto pensando in realtà a un'idea abbastanza specifica, ma in generale mi interessava capire quali programmi potrebbero essere più adatti per progetti di ricerca storica o archeologica. Tanto per farvi un'idea, sto pensando a un progetto di ricerca sulle miniere storiche, che però volendo potrebbe assolutamente avere degli agganci con l'attualità, non dovrebbe essere solo un progetto di ricerca storica fine a se stesso, ma potrebbe essere collegato per esempio al modo in cui è cambiato il rapporto con l'ambiente nell'ambito dell'attività estrattiva, oppure come in realtà l'attività mineraria qui ormai è diventata una cosa leggendaria, ma dall'altra parte del mondo è ancora è fondamentale e per esempio tutti i giorni utilizziamo delle risorse del sottosuolo senza saperlo, anche solo nei nostri smartphone. Quindi potrebbero esserci, diciamo, è un progetto di ricerca che vorrebbe essere un progetto di ricerca archeologica perché ci interessa veramente poter fare magari anche degli scavi. Però dall'altra parte ci può stare il rapporto con l'attualità e con la società attuale, con i problemi della società attuale, che da quello che ho capito è molto importante per poter partecipare a questi bandi. Quindi volevo capire, per esempio, se i progetti Horizon sono adatti a un'idea di questo tipo. Beh, allora in realtà bisogna partire con l'approccio opposto, nel senso che i progetti Horizon fanno delle richieste molto precise, per esempio, che ne so, il ruolo dei valori e delle tradizioni europee in una nuova concezione di cittadinanza. Però ora, volutamente ne scelgo uno molto lontano. Ci sono in realtà delle call, parliamo di Horizon, perché se parliamo di ricerca fondamentalmente è Horizon. Allora, okay. È difficile che un progetto di ricerca europeo finanzi, per esempio, degli scavi archeologici in quanto tali. Devono essere strettamente finanziati, legati ad una progettualità che risponde alla call. Tipicamente, diciamo, quello che i programmi fanno è lasciare il finanziamento, diciamo, della ricerca, tra virgolette, normale, quella che segue le classiche logiche di sviluppo, ai canali di finanziamento nazionali. E lavorare su dei progetti che abbiano ovviamente una forte dimensione europea. Quindi, per esempio, nel momento, supponiamo che ci possa essere, come oggettivamente è, un progetto nel quale, per esempio, un approccio storico-archeologico ai siti minerari rientri nell'obiettivo di una call, che può essere, per esempio, la riconversione di patrimoni produttivi, storici, per esempio, per altre funzioni. Quindi, non è detto che non ci siano delle call adatte,
Però quello che bisogna capire fin dall'inizio è che bisogna essere all'interno di un consorzio di soggetti che condividono questo tipo di interesse, poi non necessariamente tutti per la stessa identica cosa, ma occorre che ci sia una rete che abbia un suo senso compiuto, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista progettuale, nel quale tutti, diciamo, abbiano un ruolo abbastanza paritario. Anche il capofila, per quanto capofila, non è che può, come dire, trasformare tutto il resto in una dimensione ancillare al proprio progetto, cioè il progetto deve essere molto molto orizzontale. Il mio consiglio è, soprattutto per progetti grandi horizon, non fare da capofila se si ha la prima esperienza, perché sono molto complessi. Ne approfitto per fare delle considerazioni generali, Lara, naturalmente, certo, non mi riferisca necessariamente, no, alla domanda, però sono progetti estremamente complessi nei quali soprattutto al capofila tipicamente i valutatori richiedono una certa esperienza europea. Quindi è molto difficile avere un progetto importante finanziato da una realtà relativamente sconosciuta. Il modo migliore per farsi conoscere è quello di iniziare a entrare dentro partenariati che abbiano possibilmente dei leader esperti, meglio ancora se hanno già vinto qualche progetto, non necessariamente da capofila, e a quel punto piano piano, come dire, costruire. Però sicuramente le call su cui andare a vedere sono queste. Non, allora, sicuramente Heritage, dove ci saranno probabilmente delle cose, non necessariamente magari a questo giro, ma ci potrebbero essere delle cose legate alla riconversione. Però io non escluderei che possa uscire qualcosa di questo genere anche in altri settori, magari per esempio persino dentro agri, cioè dentro la programmazione legata, per dire, all'agricoltura. Paradossalmente ci possono essere delle call che sono legate a forme di recupero territoriale in zone marginali, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, in primis sicuramente Horizon, però proverei soprattutto sui temi più pertinenti alla specifico interesse della call a vedere anche se ci possono essere dei programmi che in qualche modo si sovrappongono, perché a volte ci sono delle situazioni curiose da questo punto di vista. A me è capitato che magari anche con un interesse culturale magari uscivano delle cose con una significativa dimensione culturale, magari addirittura dentro ambiente, per dire, cioè dentro linee, dentro pillar molto diversi, certo, da quelli che uno immaginerebbe. Certo. Grazie mille. Sì, non avevo intenzione di partecipare come capofila perché siamo una piccola associazione, però avendo già una rete di partner anche europei, insomma, tra cui alcune università, magari pensavo di provare a proporre l'idea del progetto, i contenuti, e poi vedere se qualcuno mi segue e può fare magari da ecco, capofila. Ecco, allora il consiglio è: prima di fare proposte, guardate le call, cioè guardate, certo, e alla luce di quelle che sembrano più promettenti, eventualmente vedere se, come dire, una proposta come la vostra si sovrappone in modo significativo a quello che la call richiede. Okay. Perfetto. Approfitto per una domanda che magari potrebbe essere utile a tutti. Ci sono degli enti in provincia o Ox, FBK per esempio, che potrebbero dare delle indicazioni a chi appunto voglia intraprendere un percorso di questo tipo? Nel momento in cui una call diventa particolarmente interessante, viene un'idea, si sa un po' quali partner coinvolgere, però da capire se si sta prendendo la strada giusta o se si sta perdendo tempo, ecco. Allora, normalmente le regioni e le province autonome hanno uno sportello progetti europei. Quindi io personalmente non ho mai avuto occasione di avere a che fare con quello della provincia autonoma di Trento, però mi meraviglierebbe se non ci fosse, per cui credo proprio che ci sia. Poi ovviamente loro possono dare delle indicazioni di massima, come giustamente diceva Rosa, altrimenti le strade sono o un faticoso fai da te, in cui si tratta proprio di studiarsi la complessa modulistica che ha a che fare con la programmazione, oppure quello di affidarsi, ce ne sono tantissime, e anche lì attenzione al curriculum e all'esperienza effettiva, ci sono tante società di progettazione che ovviamente fanno questo di mestiere. Sì, a questo perfetto, grazie mille. Permetto, se posso integrare, c'è anche l'antenna culturale nazionale, certo, che è presso appunto il MIBACT, che è molto attiva e vi può essere utile proprio per
verificare appunto il vostro progetto e chiedere utilmente aiuto per la vostra progettazione. Sì, mi intrometto per specificare, mi sentite? C'è una consulenza sportello anche all'interno di Sfide Europee nella seconda fase. Ci sarà la cooperativa Codex, che è una società esperta di consulenza e progettazione europea, che avremo come ospite anche il 21 aprile. Quindi Rosa e Pierluigi hanno svelato dei segreti del percorso successivo, no, non è vero. E poi avremo ospite la dottoressa Anna Conticello, che è del MIBACT, che è l'esperta progettista, che darà tutte le informazioni e magari per il 21, se sono in diciamo quasi attivi i bandi di Europa Creativa, dirà anche più nello specifico i bandi, o dirà qualche anteprima. Questo un po'. Vogliamo anticiparvi queste due fasi, che ci sarà la possibilità di avere una consulenza a sportello dopo questi 8 incontri, per quelli che avranno la voglia o si saranno appassionati al tema del reclutamento dei partner o di una idea progetto. Naturalmente è importantissima l'integrazione che ha fatto Rosa, l'antenna nazionale ovviamente è fondamentale. In quel caso, siccome, come capite, sono sommersi di domande, il consiglio di muoversi con grandissimo anticipo, perché altrimenti, non per colpa loro, ma rischiano veramente di non fare in tempo a essere poi tempestivi nelle risposte. Perfetto, grazie mille. Fra l'altro volevo approfittare sull'esperienza di Rosa. Se una ragazza come Lara venisse a parlarti appunto dell'idea della sua associazione, cercando un partenariato, cosa le risponderesti? Una simulazione dal vivo. Allora, le risponderei che purtroppo il tema di cui parla Lara non è assolutamente il mio specifico, il nostro specifico della nostra organizzazione. Noi ci occupiamo di arti performative, per cui sarebbe un po' complicato darle suggerimenti. Potrebbero essere dati, diciamo, sull'impostazione progettuale, non certamente sul focus e sul nucleo dell'idea che intende presentare, perché è un tema, un ambiente che davvero non conosciamo, ecco, per cui su alcune linee fondamentali che sono comuni a tutte le progettazioni, a tutti i temi, certamente sì, non sullo specifico. Perfetto, grazie mille. Io l'aggancio ce l'avrei, perché il discorso delle migrazioni ce lo si può giocare anche... Beh, certo, il discorso delle migrazioni da qui all'estero, con cui eravate partiti voi, nell'ambito minerario funziona molto bene, anche in Trentino. Volendo ci si può agganciare su tutto. Grazie mille. Questo è un ottimo spunto. Quindi a maggior ragione andare a guardare le call relative alle migrazioni con questo spirito potrebbe essere uno spunto. Perfetto, un'ottima simulazione allora. Grazie mille. Vediamo anche se anche Carolina ha una proposta... Vai. Allora, ciao, io appartengo a una realtà teatrale di Trento. Noi siamo veramente novelli e piccoli rispetto alla progettazione europea, però eravamo molto interessati ad alcuni degli obiettivi che ha posto il professor Sacco, ovvero la ricaduta che hanno i progetti teatrali sugli spettatori, quindi nell'ambiente sociale, e da un anno e mezzo, causa insomma la situazione che stiamo vivendo tutti, ci stiamo facendo tanti pensieri rispetto al benessere psicologico nella fascia prima infanzia e adolescenti. Quindi noi stiamo ragionando in queste aree e chiedevo insomma se c'erano dei progetti magari già approvati, in atto, anche da poter studiare, perché è quello che fondamentalmente stiamo facendo, e se ovviamente ci sono dei consigli in atto. Allora, un progetto che vale sicuramente la pena di studiare, anche perché è stato in qualche modo un precursore, è il progetto Caravan, che è stato realizzato di partner italiano del Teatro Sociale di Comunità di Torino. È stato un progetto realizzato nel Cultura 2007-2013, che aveva a che fare con teatro sociale e migrazioni. Ed è un progetto molto bello, di cui si trova una buona documentazione online.
È un esempio, anche perché è un progetto che ha ricevuto una valutazione altissima a suo tempo, è stato proprio considerato un progetto, diciamo, pilota da un certo punto di vista dalla Commissione e va molto in questa direzione. E tuttora il teatro sociale di comunità è molto attivo e quindi può essere magari anche un interlocutore interessante per eventuali condivisioni di esperienza. La persona in questo caso da contattare, che è all'Università di Torino, si chiama Alessandra Rossi Ghiglione. Alessandra, scusi? Rossi Ghiglione. Ma anche sul teatro in realtà questo sì è vicino anche alle competenze di Rosa, quindi non so, magari c'è qualcos'altro che lei vorrà suggerire, non lo so. Intanto grazie mille, professore. Prego, prego. Allora, come avrete capito, la nostra organizzazione nell'ambito della progettazione internazionale si rivolge soprattutto all'arte performativa della danza contemporanea in particolare. Ma se posso dare un suggerimento più ampio, nel senso che può interessare poi tutti i soggetti che sono qui presenti a seconda delle varie specificità e dei settori di cui si occupano, sul sito proprio di Creative Europe è molto interessante e vi può essere molto utile andarvi a vedere i risultati delle call. A un certo punto, quando appaiono i risultati delle call, voi troverete i progetti che hanno vinto con i partner, il titolo del progetto e il punteggio che hanno ricevuto. Non si entra da lì direttamente nel progetto, però dal titolo normalmente si capisce di che cosa si occupa. Copiando il titolo, tenete conto che ognuno dei progetti, quasi tutti i progetti finanziati, hanno un loro proprio sito. Almeno noi, soprattutto ultimamente, facciamo così perché è il fa parte proprio della disseminazione della progettazione, che è uno dei punti cardine poi richiesti dalla call, dal progetto europeo, no? E ora è obbligatorio di fatto, per cui... Esatto, perché il fatto che queste progettazioni costituiscano delle buone pratiche replicabili è uno dei fondamenti appunto della progettazione europea, per cui in questo modo voi potete entrare appunto nei siti dei progetti che possono essere interessanti per voi e lì davvero trovate tutto lo svolgimento del progetto, tutta l'implementazione del progetto e davvero vi può essere molto, molto utile. C'è chi lo fa meglio, chi lo fa peggio, ma insomma normalmente come si svolge, chi sono i partner, cosa fanno, quali sono i punti di forza, quali sono gli obiettivi, lì trovate davvero descritto tutto e trovate anche normalmente una sintesi proprio della progettazione che può essere molto utile per una vostra futura, un vostro futuro progetto. La ringrazio, grazie mille. Prego. Io forse avrei una domanda molto breve sull'ultimo punto, solo se è un sito o una pagina all'interno del sito dell'associazione. Ogni progetto ha il suo sito del progetto, quindi bisogna conoscere il nome del progetto. Poi è chiaro che i partecipanti possono eventualmente segnalare se hanno un sito loro, no, che partecipano, però il consiglio è quello di andare sul sito del progetto, perché lì ci sono tutte le informazioni. Perfetto, grazie mille. Sara, abbiamo le ultime domande, vi chiedo di essere un po' brevi sia nella formulazione che nella risposta. La prima è di Sara rispetto alle partnership e poi Ruben rispetto al carico di tempo e di risorse. Vai Sara. Sì, io lavoro alla Fondazione Museo Storico del Trentino che fa divulgazione e ricerca in ambito di memoria e storia. Abbiamo tanti spazi espositivi e di qui il motivo anche della mia domanda, perché gestiamo il Museo dell'Aeronautica Caproni e due ex tunnel stradali riconvertiti in spazio espositivo, un forte di fine Ottocento, e quindi la mia curiosità un po' interessata era capire questo progetto Dancing Museum
Museums, di cui ho visto il sito molto bello, volevo capire come è avvenuto il reclutamento dei diversi musei e come, visto che mi pare di aver capito che è un progetto che va avanti da un'edizione ad un'altra, come cambiano i partner da un anno all'altro e quanto poi a livello europeo funziona un finanziamento sulle seconde e terze stagioni. Allora, grazie. Grazie. Allora, il focus del progetto, rispondo a quest'ultima domanda per prima, il focus del progetto è comunque diverso da un'edizione all'altra. Quindi si fa tesoro della precedente, ma si sviluppa un'altra direzione. Come abbiamo coinvolto i musei? Ogni soggetto ha coinvolto il suo proprio museo di riferimento. Quindi nel caso del primo Dancing Museum, dove avevamo un soggetto, una casa della danza o un soggetto comunque di arti, che si occupa di arti performative, sia di Parigi che di Londra, sono stati loro che avevano già le relazioni e che hanno coinvolto l'uno il Louvre di Parigi, l'altro la National Gallery di Londra. Come noi nel nostro piccolo abbiamo coinvolto il nostro museo di Bassano e Artesella, con i quali di Artesella abbiamo appunto una relazione pluriennale di progettazione condivisa, ogni soggetto delle diverse città ha coinvolto il museo della propria città. Ecco, perché poi ogni partner chiaramente ha le sue relazioni territoriali e le mette a disposizione per implementare, arricchire e rendere interessante poi anche per tutti gli altri i diversi partner. Grazie. Grazie. Ruben. Buon pomeriggio, io sono presidente di un gruppo giovanile, la mia domanda è molto semplice, quello che vorrei capire io come neofila nel campo della progettazione europea è semplicemente quanto è il carico in termini di risorse, cioè in termini di risorse economiche o di tempo all'interno della progettazione in tutte le sue fasi, sia della progettazione proposta che dell'esecuzione che nella rendicontazione, quanto è più o meno stimato, giusto per capire. Allora, chiaramente dipende dalla dimensione del progetto. Per quanto riguarda il mercato della consulenza per la preparazione, c'è veramente di tutto. E lì si tratta di trovare appunto soggetti di provata esperienza e comunque, insomma, bisogna prevedere anche nel migliore degli scenari per progetti di una certa importanza qualche migliaio di euro, diciamo, di costi di progettazione, a meno che non ci siano degli accordi particolari. In alcuni casi, per esempio, alcuni soggetti sono disposti a tenere costi relativamente bassi di progettazione nella misura in cui, per esempio, in caso di vincita del progetto, se sono anche interessati a gestirlo, siano coinvolti di fatto nel partenariato anche per la gestione. Allora, per la gestione del progetto occorre avere professionalità specifiche, soprattutto il capofila, ma in realtà tutti. E ovviamente nel budget di progetto bisogna sempre includere una quota che abbia a che fare con il reclutamento di professionalità che seguono quello, che seguono la rendicontazione, che seguono la gestione del progetto. Sono aspetti fondamentali, ma siccome è anche un aspetto molto pratico, ovviamente credo sia giusto sentire soprattutto Rosa, ecco, su questo. Allora, noi, come vi anticipavo, abbiamo fin dall'inizio deciso di far crescere le professionalità interne, nel senso che appunto ci siamo studiato il progetto. Tenete conto che sì, è complesso, però ormai tutte le nostre organizzazioni sono orientate alla risposta a bandi che hanno una complessità di gestione di rendicontazione che non è molto diversa da quella europea, attenzione. Cioè, io ho incrociato bandi nazionali, regionali, piuttosto che di fondazioni bancarie molto più complesse della progettazione europea. Davvero non lasciatevi spaventare, cioè la nostra esperienza di un'organizzazione piccola tutto sommato è credo l'esempio più chiaro e lampante che ce la si può fare, perché se ce l'abbiamo fatta noi
ripeto, ci occupiamo sia della ideazione che della realizzazione, della gestione quindi, che della rendicontazione. Abbiamo tra l'altro, proprio perché eravamo un po' sotto l'occhio della commissione, perché dopo aver vinto tutti questi progetti hanno voluto venire a vedere chi caspita sono questi che continuano ad avere questa produzione industriale, e quindi oltre alla normale verifica di ogni rendicontazione che avviene nel momento in cui appunto si invia e per la liquidazione finale, siamo stati sorteggiati anche per un secondo livello di verifica contabile, quindi l'agenzia londinese incaricata dalla Commissione europea per verificare appunto i progetti su bandi europei sono venuti a Bassano, sono rimasti qui 2 mesi una volta, un altro mese per il secondo, e hanno controllato ogni virgola con soddisfazione, perché poi la relazione è stata molto positiva ed è stato confermato tutto quanto era stato erogato. Per cui, ripeto, le nostre organizzazioni ormai, sia pubbliche che private, sono abituate ormai a questa modalità di, almeno le nostre, adesso non so come funzioni da voi, ma credo che sia esattamente uguale. Poi se qualcuno di voi ha un sostegno statale, ministeriale, regionale, sapete bene che no, le rendicontazioni ormai sono complesse, accurate, diciamo, ecco. Per cui l'unico suggerimento che mi viene da dare appunto è quello dell'attenzione nella scelta dei partner, perché se siete capofila, per esempio, siete voi i responsabili della rendicontazione anche per gli altri partner. Non so se avete già affrontato il funzionamento del progetto europeo. Il capofila ha la dotazione prevista dal bando, i partner sono già in progettazione assegnatari di una quota di quel finanziamento che spendono loro direttamente. Quindi forniranno poi al capofila le pezze giustificative della spesa che già in progettazione era stato indicato a capo del soggetto partner. Di quella rendicontazione è responsabile il capofila, cioè se siete capofila siete responsabili voi. Per cui la accuratezza, la responsabilità, la solidità del partner è fondamentale, proprio perché se succede qualcosa nella rendicontazione del partner, poi chi ne è responsabile e può subire conseguenze siete voi. Ecco, l'unico suggerimento è questo, ma se vi affidate a costruire un partenariato con soggetti conosciuti con i quali magari avete già avuto delle relazioni, perché fanno parte, che ne so, di reti a cui già partecipate. Sentivo prima, mi pare Carolina forse, che parlava appunto di relazioni con altri soggetti nello stesso ambito di attività. Ecco, questa diciamo precauzione è l'unica che mi sento di suggerire, cioè la solidità del partner, la conoscenza del partner, proprio perché è importante se siete capofila. Se non siete capofila o siete partner, ugualmente, perché poi tutti sono coinvolti se magari non va a buon fine una rendicontazione finale, ecco. Perfetto, grazie mille. Ci sarebbe un'altra domanda, ma in verità abbiamo un pochino i tempi stretti rispetto al laboratorio. Però anche la domanda è abbastanza interessante, quindi forse una risposta con un quasi sì o un quasi no, nel senso che Francesca Pegoretti, che adesso aggiungo qui, chiede se un'idea progettuale, che le sembra di capire che un'idea progettuale può essere finanziata più volte per avere una continuità nel tempo,
E quindi se è così e quali sono le condizioni? Se posso rispondere, perché immagino si riferisse ai due progetti che ho citato che hanno avuto più di un'edizione, il Migrant che ne ha avute tre e il Dancing Museum che ne ha avute due. Allora sì, però come dicevo rispondendo a un'altra domanda, comunque le edizioni hanno focus e obiettivi diversi, hanno avuto focus e obiettivi diversi, pur avendo il tema centrale lo stesso, Dancing Museum, il dialogo tra arti performativi e luoghi della cultura, musei, e il Migrant Bodies, riflessione sulle migrazioni, comunque obiettivi e svolgimento erano totalmente diversi, cioè non era la riproposizione tout court dello stesso progetto con soggetti diversi, era un'evoluzione, diciamo, del progetto. Tutto questo su 25 progetti ci è successo solo con due, attenzione, quindi non è necessario, non è richiesto, bisogna fare molto attenzione perché la diversità deve essere molto chiara per non risultare una riproposizione del già fatto. Ecco. Poi impatto dei progetti in termini di sostenibilità, in che senso? Finanziaria? Francesca. Sì, era una domanda più finanziaria, cioè, mi è molto interessata la parte del suo racconto laddove ha detto che alla fine del progetto sull'invecchiamento attivo avete avuto delle richieste di associazioni che chiedevano a voi di fare questa formazione nelle loro associazioni. Allora la mia domanda è questa. Mi sono spiegata male. Allora, è successo che le persone con Parkinson che abbiamo coinvolto in quell'esperimento, in quell'esperienza, hanno chiesto, ci avete fatto provare questa cosa, vogliamo continuare noi, persone con Parkinson, a praticare quella cosa che ci avete fatto provare. Quindi, per rendere sostenibile questa cosa, cioè questa... Per far sì che questa richiesta fosse sostenibile, abbiamo approfittato di un altro progetto europeo che sosteneva la formazione transnazionale e abbiamo mandato queste persone, ma sempre persone fisiche, a formarsi presso quel partner olandese che era portatore di quella pratica. E ora quelle persone che avete formato le mandate a Roma piuttosto che nelle Marche, piuttosto in... No. Allora, le persone che abbiamo formato che erano del nostro territorio fanno la pratica nel nostro territorio. È chiaro che a Roma è stato il partner romano che ha voluto attivare quella pratica, che ha individuato le persone professionisti della danza o di arte performativa, sempre artisti, li ha individuati e li ha mandati presso di noi a formarsi. Non mandiamo gente di Bassano o di Vicenza a praticare due volte alla settimana a Roma piuttosto che a Napoli. Sono persone di quel territorio che sono venute a formarsi a Bassano e quindi praticano, conducono le classi di Dancewell nei territori dove si pratica Dancewell. E da voi si sono formati? Si formano da noi, certamente. E da voi, adesso uso un'espressione antipatica, però è diventato una specie di modello di business per voi? No, cioè... assolutamente. No. Non è un modello di business, anzi dobbiamo continuare a trovare le risorse per renderlo sostenibile, nel senso che la formazione che viene fatta, gli insegnanti contribuiscono con un piccolo fee, ma davvero piccolo, che ci serve per pagare gli insegnanti che formano i nuovi insegnanti. Gli insegnanti che, per esempio, a Bassano fanno la pratica due volte alla settimana, li paga la nostra organizzazione per Bassano, ma dobbiamo ogni anno fare fundraising per far sì che quel progetto anche a Bassano sia sostenibile tutti gli anni. Abbiamo avuto di volta in volta la fondazione bancaria piuttosto che la fondazione della Diesel di Renzo Rosso, che ci ha aiutato in modo molto importante proprio nell'avvio
del progetto, ma ogni anno noi dobbiamo cercare le risorse perché nel nostro territorio sia sostenibile. La formazione la facciamo, noi siamo un comune, quindi non abbiamo modelli di business, ma dobbiamo solo avere un'attenzione importante alla sostenibilità delle progettazioni nuove che attiviamo, cioè devono essere sostenibili, non certamente fare business. Ok, grazie. Grazie mille, grazie soprattutto a chi ha fatto le domande, nel senso che sono state tutte domande molto interessanti e per la prossima volta vi invito sempre a farle, perché questo è uno spazio protetto, anche dalle domande che forse ci possono sembrare non a tema o forse troppo piccole, troppo concrete oppure troppo alte, come vedete si innescano anche discussioni che permettono anche di estrapolare altro conoscimento rispetto appunto a quelle che sono state poi le risposte di Rosa e Pierluigi, che ringrazio ancora di più per aver dedicato questa ora e 45 ai partecipanti. E vi invito, se volete, a fare un saluto o se volete restare per la parte laboratoriale e girare per le stanze, ma ovviamente immagino che le vostre agende iniziano a scricchiolare. Quindi se volete un saluto, lascio un saluto ai ragazzi e alle ragazze. Sì. Prego. Grazie a tutti, è stato molto bello, molto interessante, tra l'altro appunto è sempre un piacere interagire col territorio trentino perché c'è sempre comunque questa voglia di fare. Quindi mi raccomando, in bocca al lupo a tutti e come giustamente diceva Rosa, non fatevi spaventare dalla difficoltà, perché qualcuno questi progetti li vince, sono esseri umani come voi. Grazie anche da parte mia, davvero, anche per me è stato molto interessante interloquire con voi. Contribuisce sempre a anche per noi chiarirci un po' le idee. E davvero provateci, si può fare. Perfetto, grazie e buon lavoro. Grazie mille. Ciao e buona serata, Rosa Pierluigi. Io a presto, arrivederci. Ciao Pierluigi. Approfitto e vi mostro, condivido velocemente quello che è quello che andiamo a fare adesso. Nel senso, abbiamo più o meno 45 minuti, di cui una buona 25 minuti li utilizzeremo a giocare all'interno di team, a giocare seriamente all'interno di team che andremo a costituire in maniera randomica, quindi casuale. Quindi vi troverete in quattro organizzazioni all'interno di una stanza di Zoom e andrete a utilizzare il solito strumento Miro, cioè il solito, l'avete conosciuto la volta scorsa, e per andare a rispondere appunto a creare insieme quella che è una sfida, che può essere una sfida progettuale comune a voi. Questa sfida progettuale farà leva su quelli che sono gli obiettivi emersi dalla nuova agenda europea per la cultura. Vedrete che alcuni di questi obiettivi sono altri sono super specifici, sono quasi dei risultati più che obiettivi. Li abbiamo voluti tenere un pochino lì mischiati per andare a vedere appunto per far sì che questa sia una scusa per conoscersi all'interno del gruppo e anche condividere le priorità. Per questo appunto c'è questo diverso livello di granulosità degli obiettivi. Quindi nuovamente creeremo delle stanze Zoom casuali. All'interno delle stanze Zoom ci aspettiamo che almeno 2-3 persone sappiano usare lo strumento Miro, di cui vi condividerò a breve il link. In caso contrario c'è un pulsante quando sarete nelle stanze, premete il pulsante aiuto e verrò lì a supportarvi. Per le persone che sullo strumento Miro non lo masticano perché non ce l'hanno la volta scorsa o perché comunque è un pochino ostico lo strumento, appoggiatevi alle persone nel vostro team per farlo usare. Una volta che entrerete troverete appunto una serie di questi canvas, a seconda del numero della vostra stanza troverete il vostro canvas, adesso vi faccio vedere anche poi di cosa stiamo parlando, però il processo è il passaggio 1, scriviamo qui in alto i nomi delle persone e delle organizzazioni presenti nella stanza, e questo dovrebbe essere quello più facile. Il passaggio 2, vi invito a leggere un pochino alcune di queste sfide e selezionare le 2 o 3 all'interno del team che volete portare, questi obiettivi, scusate, selezionare i 2 o 3 obiettivi all'interno del team che volete portare come all'interno della vostra sfida di progetto.
Poi in, che poi che diventerà quindi un come possiamo, porto qui l'esempio della slide successiva, come possiamo promuovere le competenze digitali richieste dai settori creativi e della cultura e facilitare la coesione sociale e facilitare quest'altra cosa qui nei quartieri con un'alta diversità di background culturali di Berlino, di Bologna e della periferia est di Milano, che sono i contesti dove le tre associazioni X risiedono, coinvolgendo, e qui andiamo a inserire quelli che sono i tre pubblici prioritari che andranno un pochino anche a coinvolgendosi a comunicare, anche laddove molto spesso questa comunicazione per esempio possa essere debole. Non è questo il caso perché vediamo che fra studenti delle scuole, genitori degli studenti, insegnanti, la comunicazione è abbastanza forte, dato che, e qui metteremo le particolarità del contesto, quindi in questo caso, dato che nonostante si sia arrivata alla seconda e terza generazione di nuovi italiani o nuovi tedeschi nel caso di Berlino, ci sono molte tensioni sociali tra gruppi di diversi background migrazionali e contando su, qui inseriremo gli asset, le competenze, i talenti che le organizzazioni proponenti mettono in campo, mettendo nel massimo due per ogni organizzazione. Per esempio, contando su capacità di facilitare studenti di grandi gruppi, conoscenza del design thinking e contando sulla presenza di professionisti con differenti background nel co-working. Questo è veramente un esempio fatto in maniera veloce. E poi chiuderemo andando a controllare che la sfida si concentra sull'impatto che si vuole raggiungere e non sulla soluzione. Quindi non stiamo dicendo come possiamo costruire un nuovo centro, una nuova scuola dove questo fanno questo, questo, questo e quest'altro, che è già la soluzione. E che poi la sfida si è abbastanza definita da poter incontrare soluzioni fattibili, quindi non è che sia troppo grande, no? Come facciamo a portare la cultura su Marte? Forse è un po' troppo alta, diciamo, in questo senso. Oppure la sfida è abbastanza ampia, al contrario, quindi trovare quel trade-off, trovare quel compromesso, dove la sfida è abbastanza ampia da permettere però diverse soluzioni. In questo caso, quindi che non sia troppo stretta, dove la soluzione che andremo a trovare è una sola. Il trovare la sfida è uno dei primi passaggi quando si parla di design, quindi o di progettazione fatta nella modalità dei designer e delle designer. Ed è un punto interessante per iniziare a riflettere anche in un gruppo di persone. Poi abbiamo sentito benissimo che appunto si lavora prima per... quando si trovano i bandi, quindi si trova prima con rispetto alla sfida del bando, si lavora prima sulle partnership. Qui facciamo un misto in verità fra tutte e due, perché nuovamente gli obiettivi che trovate sulla colonnina di sinistra vengono dall'agenda europea per la cultura, quindi molti di questi c'è alta probabilità che quasi tutti in differenti situazioni e posizioni verranno toccate dai prossimi bandi dall'altro lato, appunto, lavorando in gruppo iniziamo anche a conoscere anche un minimo di partenariato e ci abituiamo anche a fare partenariato, perché abbiamo capito che questa poi è la parte più forte rispetto alla progettazione europea. Quindi prima di tutto conoscere tanti e più partner, quindi costruire una rete, trovare opportunità di costruire una rete e conoscere appunto le particolarità di queste reti. E vi condivido come ultimo processo, no, questo è il compitino per casa, queste sono le mie e queste invece sono, eccolo qua. Quindi a breve vi darò un link che vi porterà su questo Canvas Miro. All'interno, appena la connessione rifunzionerà, vedrete che ci sono questi 16 canvas. I gruppi in verità sono 14. Queste sono le cose che non dovrebbero accadere. Beh, c'è un attimo un problema di visualizzazione, probabilmente, oppure di qualcos'altro, poi andiamo a capire. E quindi troverete più o meno 14 canvas e di questi 14 canvas... faccio un attimo refresh. Comunque, di questi 14 canvas, ognuno ha il nome, trovate il canvas con il vostro numerino rispetto alla stanza. Adesso recupero il link. Nel frattempo, se ci sono domande o se è sembrato tutto relativamente abbastanza chiaro e se siamo pronti e pronte cariche
per questa prima sfida delle sfide europee. Ma poi ritorniamo con una restituzione o è una cosa che ce la facciamo e ce la contiamo tra di noi? Questa è la prima delle ottime domande. Sì, torniamo per una restituzione fra 25 minuti. Quindi ci diamo 25 minuti in totale, ci sarà un timer sotto e leggeremo, probabilmente riusciamo a leggere anche tutte le sfide in maniera veloce, altrimenti ne leggiamo tre o quattro di chi vuole presentare, se siamo un pochino stretti di tempi. L'importante, nuovamente, essendo questo un percorso, un momento di riscaldamento, l'importante è che abbiate modalità di iniziare a conoscere e lavorare insieme. Grazie mille. Posso? Vai Cristiano. No, mi premerebbe una mozione d'ordine pro futuro, non so se è fattibile. Però siccome il rischio in 25 minuti è di non far nulla, no? Nel senso che poi passeremo un quarto d'ora a capire chi siamo, o giù di lì, no? E potrebbe essere interessante, secondo me, in vista del prossimo incontro o dei prossimi incontri, se ciascuno di noi potesse, come dire, esplicitare, come dire, dei desiderata rispetto a no, di dire ok, io ho in mente di portare avanti dei progetti che lavorano in questi ambiti, su queste cose, anche per provare a fare dei match interessanti già durante il percorso, no? Sì, grazie mille Cristiano, anche questa osservazione è molto interessante. Quello su cui giochiamo adesso è giocare anche a andare oltre i nostri nostra comfort zone, perché uno dei punti che è stato portato proprio dal professor Sacco è stato quello di mettere insieme competenze anche molto diverse tra loro e poi sociale, e soprattutto nel sociale culturale, ma comunque molto diverse tra loro, e anche all'interno dell'agenda vedrete che questo è un pochino l'incipit, a dire iniziate a guardarvi attorno per riuscire a creare, in verità lo vedremo alla prossima puntata, però uno dei suggerimenti sarà quello di iniziare a guardarvi attorno in modo tale da andare a trovare quei partner che possono in qualche modo complementare, quindi da trovarvi in delle stanze casuali e nel presentarvi velocemente, il mio suggerimento è presentarvi velocemente, siete in quattro, quindi un minuto a testa, anche perché avete modalità di ripresentarvi e ripresentarvi più volte, e poi iniziate a discutere sullo strumento. Questo, sono d'accordo che 25 minuti sono pochi, noi ci concentriamo appunto sulle domande che emergono dall'utilizzo dello strumento, quindi tranquillamente. In questo caso, mia personale scelta, ho preferito lasciare più tempo alle domande per Rosa e Pierluigi e quindi accorpare un pochino la parte laboratoriale. Se per la prossima volta cercherò di essere un pochino più diligente con le tempistiche. Quindi grazie Cristiano, spero di aver risposto. Posso chiedere qualcosa? Vai. Io ho capito che dura 2 ore, è vero o normalmente va fino a 2 ore e mezza? È questo che... Sì, ottima domanda, sono 2 ore e mezza, quindi era stata 2 volte la prima volta e poi il resto 2 ore e mezza. Ah, ok, non ho capito questo, ok. Tranquilla, non c'è problema, anzi grazie per la domanda che probabilmente anche qualcun altro sarà sfuggita. Bene, allora sto ricomponendo le stanze in modo tale da avere stanze da 4 per ciascuno. Qualcuno si è spaventato la parte laboratoriale, probabilmente come Ilari aveva qualche problema c'era questo priproquo sulle 2 ore, 2 ore e mezza. Quindi le stanze sono aperte. Vi ho passato il link e vedo che già siete tutti ben posizionati e posizionate. Sulla destra in basso avrete altri di questi canvas. Vedo che vi state muovendo anche bene in questo caso. Quindi setto il timer, ci vediamo tra questi 20-25 minuti per condividere 2 o 3 delle sfide che verranno fuori. Grazie mille e buon divertimento e lavoro.
Martin? No, tutto bene. Alberto, Sergio, siete lì? Alberto, pronto, pronto, prova.
Se vuoi dammi l'host. Sono ritornata qui. Adesso è tu.
Siamo tornati troppo presto. No, 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 avete fatto bene, puntualissimi, eh? No, io vorrei quasi chiudere le stanze, però sto aspettando, vedo che Guglielmo è in qualche stanza. Bene. Com'è andata? Bene, bene. Visto che contrariamente alle mie previsioni, molti hanno finito tutto. Siete super, dai. Beh, era un buon esercizio di riscaldamento questo. Questo è lo scopo, era imparare a usare Miro, nel senso che stavolta è andata meglio. Una volta o meglio insomma non è mai pian piano Ma ve l'ho detto che ormai fanno complimenti più a Miro e alla playlist che agli strumenti, ai canvas, nell'attesa di ricominciare a stampare un po' di foglie. Bien, perfetto. Allora, intanto complimenti, mi sembra che in tutte le stanze si siano scritti dei post-it. Adesso capiamo anche se le riflessioni intorno ai post-it sono state interessanti. In verità lo capiamo semplicemente presentando due gruppi, se vogliono leggere le proprie sfide e commentare, e poi facciamo un checkout velocissimo. Quindi cerchiamo di metterci proprio veramente i 2 minuti che ci rimangono. Qual è il gruppo che vuole condividere? Gruppo. Ok, vediamo il gruppo 4 allora. Abbiamo Andrea, Carmen. Grazie Cristina, ciao. Siamo noi. Ok, vai. Volete leggere qual è la vostra sfida? Ma è leggendo gli obiettivi? Aspetta. Sì, leggere questa parte qui. Allora, un attimino che me lo ingrandisco sul mio, se no non leggo. Aiuto. Avevamo messo promuovere la cultura, il dialogo interculturale per creare relazioni pacifiche fra le comunità, in quanto tutti e tre... In realtà eravamo tre... organizzazioni, perché vai, leggi anche solamente perché sennò e migliorare la salute nei contesti di Trento e Bolzano e del Tirolo. Avevamo deciso di coinvolgere i migranti e richiedenti asilo, le seconde generazioni e in particolare gli studenti, ma anche gli anziani, e le particolarità dei contesti erano, vabbè, l'isolamento in cui ci troviamo adesso, la mancanza di contatto tra diverse generazioni e le diversità linguistiche e culturali che sono presenti nei nostri territori, e le nostre competenze che mettiamo in campo sono la mediazione e dialogo tra le religioni, l'interculturalità, l'esperienza nel gestire gruppi di giovani, l'esperienza nella sostenibilità e nell'agricoltura sociale e la capacità di coinvolgere il pubblico da una parte attraverso l'arte, in particolare il cinema, e dall'altra attraverso lo sport e il movimento. Perfetto, grazie mille Beatrice. Ci fermiamo a questa prima lettura, visto che in molti giustamente stanno disconnettendo e che siamo alle 6:30 precise. Giusto come ultimo feedback, se vogliamo tutti accendere i microfoni e condividere quella parola con cui lasciamo l'incontro di oggi. Prima di farlo vi premetto che via mail vi manderemo un altro piccolo esercizietto che potrà essere fatto o su Miro o su Drive, che è il canvas del primo che avevamo preparato per il primo incontro,
ma che poi non siamo riusciti a fare, che è un po' un self-assessment che serve sia come riflessione per le vostre organizzazioni, ma anche come per mettere a sistema quello che ciascuna organizzazione ha ad offrire, quello che ciascuna organizzazione cerca in termini di competenze, talenti e asset. Quindi questo sarà oggetto di una mail, quindi accesi i microfoni, quella parola con cui lasciamo l'incontro di oggi. 3, 2, 1, via! Fatica! Bene. Fusione positiva. Grazie. Europa Uniti. Grande. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Era a molto interessante. Ciao. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Ci vediamo il 7 fra una settimana. 7. Ma ok. Buona Pasquetta. Buona Pasqua. Scusa, la prossima data è quando? Il 7 aprile. Sempre dalle, dalle 14 alle 18:30. No, dalle 16 alle 18:30. Dalle 16, scusate. Grazie. Ma è la settimana prossima? Sì, sì, perché questo era un incontro col professor Sacco che ci ha sballato di ogni 15 giorni, quindi... Figli europei. Alle 7, non è 7 aprile giorni. Dalle 16 alle 18:30. Va bene. Grazie. 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 Buona Pasqua a tutti. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Oddio. Ok. Alberto in...